saluta. Ciao. Ragazzi, provengo dall'Europa League in cui abbiamo vinto, sì, 1-0 mi pare. Sì, 1-0, contro il Monaco. E adesso ragazzi faremo la Coppa Italia con i Napoli. E niente, siamo agli ottavi contro l'Empoli. E niente, questa qua è la formazione. E speriamo di vincere. Siamo al San Paolo, in casa. E niente. Comunque ragazzi, volevo dire che i tornei stanno procedendo bene. Però non pensate che questa sia una gufata, perché appena dico questa cosa, subito dopo il torneo. Non pensate che questa sia una gufata, perché appena. Non pensate che. Vabbè, non so parlare, Siamo sotto scusate, agli questa ottavi di cosa finale della levatela. Coppa. Vabbè, Queste comunque, ed ecco squadre, che si semplici gioca allo squadre, stadio San si Paolo di nascondono nei Napoli. prossimi Si campioni. gioca Ovviamente Napoli-Empoli, tutti ci ottavi di credono. finale. 16 squadre, grande equilibrio, Sei il tutte blu. possono aspirare legittimamente alla vittoria finale. Ed ecco Vedremo qui chi calcio d'inizio, sconterà parte oggi. Napoli, parte Empoli con Verdi, Higuain. Tenta di contrastarlo e scivola. Comunque ragazzi, Insigne. quella cosa che vi volevo dire, aspetta, comunque ragazzi, quella cosa che io vi volevo Messi. dire era Alla che prova non pensate Insigne. che questa sia una gufata e non pensate che io faccio un torneo e subito dopo perdo e vado Mertens. in calcio B. No, non è vera sta cosa. Quindi niente, comunque Trova Mertens. spazio, prova. Alloy finisce alto Mertens. di un soffio sulla traversa. Tris. Bassi. Bassi. Mario Rui Ottimo la l'intervento, recupera recupera il pallone. Mesto. Ecco il tiro, provato, Mesto. nulla da fare. Fra, però tu hai tirato con. In qualche cosa hai tirato, cerchio quadrato. Ok. Scusa gli occhiali sporchi. Bassi. Laurini. Laurini. Croce. Si avvicina all'area. Cerca Riconquista il Croce, possesso pressa di palla. Gulam, la recupera Gulam. Mattias Vesino. Guarda il movimento in area. La Fuori. deviazione e il pallone che finisce fuori. Croce. Maccarone. Simone Verdi e c'è il gol dell'Empoli che si porta in vantaggio. 1-0. Simone Verdi. Hanno aperto le marcature con questo gol. Higuain. 1-0. Amsic. Scivolata di Uvini. Higuain. Amsic per Higuain. Peccato per lui che è scattato troppo in anticipo. L'arbitro lo ha fermato per offside. È anticipato troppo, doveva aspettare. Daniele Rugani. Croce. Pressa Supera il Mesto. difensore. Koulibaly la recupera, che Sarà la manda corner. fuori. No. Lì, mannaggia Gesù. Sì. Batte Verdi questo calcio d'angolo. Attenzione. Allontana il Amsic pallone. l'allontana. Higuain è scavalcato. La Non perde. stava scavalcando. Sì, era Conquistano un buon scavalcato pallone a però. centrocampo. Uvini. Cross in avanti Mertens. per Mertens, che poi la dà Amsic, C'è spazio cerca all'asse, Higuain. ecco il tiro, traversa, pallone Palo! ancora in gioco. Grande tempismo da No, parte non del è la difensore, traversa, era intervento palo. spettacolare. Ha Iller. un'autostrada, prova ad andare, vuol dire che blocca Giorginio, il tiro. Bassi, dice di no. Bravo qui. Iller. Amsic. Iller. Giorginio. Non ce Mario l'ha Rui. fatta anche Giorgio. Maccarone. Croce. Mario Rui. KK. Occhio alle sovrapposizioni. KK. Amsic.
La regala a Laurini. C'è la deviazione, pallone che termina fuori. Nessun dubbio qui, dopo il vantaggio. C'è il giallo per Simone Verdi. Seguite per il vantaggio, ma il fallo, era troppo brutto per poterlo ignorare. Rivediamo. Ah vabbè. Mesto. Hiller. La regala a Tavano. Tavano. La recupera Giorginio. 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 Trova il pareggio. 1-1. Giorginio. Hanno segnato tutto secondo pronostico. Sono la squadra favorita. Gol del Napoli. Ha segnato con il numero 8 George Luis. George Luis. George Luis. Hanno pareggiato dunque 1-1. Davanti. Contrasto ruvido, vigoroso. Siamo 1-1 dunque. Non riesce a fermare l'attaccante. Lotta il Napoli. Hiller. Uvini. Ed è calcio di punizione per l'Empoli. Maccarone. 5 minuti di recupero. Azione, mamma mia, Colombo. Palla in out, sarà corner. Calcio d'angolo. No, non lo fare. Mario Rui. Amsic in avanti per Higuain. Può correre dritto sulla fascia. Higuain in avanti per Insigne. Cerca il cross Insigne. Insigne. Fine primo tempo. Le squadre negli spogliatoi dopo primo tempo equilibrato che si chiude sull'1-1. No, e le sostituzioni. Chi è che mettiamo? Massimo 3. Iniziamo a togliere. Per ora metti Uvini a posto di Albiol. Poi? Per ora va bene così, non sono tanto stanchi. Uvini. Sostituzione per il Napoli. Ah, aspetta. Comincia il secondo tempo, sostituzione per il Napoli. Se ne va Uvini ed entra Albiol. È il Napoli a battere il calcio. Amsic. Cross per Insigne. Insigne. Verdi. Tavano. Tavano. Koulibaly. Gulam. Cerca Gulam. Attacca il giocatore del Napoli. Gulam murato da Tonelli. Il replay ci permette di apprezzare ancora una volta il gesto tecnico che ha portato al gol. Azione Mertens sulla linea. Sarà calcio d'angolo. Ancora calcio d'angolo ancora. Batte Mertens. Mertens cerca Koulibaly, basti. Quindi. Albiol. La regala a Tavano. Non era facile. Laurini. Sembra pronta a cambiare qualcosa. Laurini. C'è bisogno di forze fresche. Palla che esce, sarà palo laterale. L'allenatore vuole cambiare qualcosa. Tavano. Tavano, sostituzione per l'Empoli, se ne va Croce, dentro Guarente. Hiller. La recupera Rugani. Mesto. Higuain. Gonzalo Higuain. El Pipita stava tirando. Mario Rui.
Si ripartirà con la rimessa. Fuori. Pallone che è stato toccato, deviato. Mario Rui. Valdifiori. Valdifiori. Interrompe l'azione con un intervento. Koulibaly. Amsic. Wayne. E c'è un cambio in arrivo per la squadra ospite. C'è Wayne. Wayne. Cross in avanti. Insigne. Insigne. Sarebbe stato un gol fantastico. Sostituzione per l'Empoli. Se ne va Vesino ed entra Pucciarelli. Ciarelli. Non Pucciarelli. Possesso palla. Nessuna delle due squadre ha avuto la supremazia Verdi. Territoriale oggi. Laurini. Palla in palo laterale. Fuori. Laurini. Guarente. Higuain. Aragna Vetri. Higuain. Attenzione al tiro. Higuain. E porta in vantaggio Napoli. Napoli 2, Empoli 1. Siamo in vantaggio con il gol di Gonzalo Higuain. Gol del Napoli. Segna con il numero 9. Gonzalo Higuain. Gonzalo Higuain. Gonzalo Higuain. Gonzalo Higuain. Conteggio cambiato, ora siamo sul risultato di 2-1. Siamo 2-1 dunque. Higuain. Squadra ospite che sta per effettuare un cambio. La serie prova la prodezza e il miracolo del portiere. Una via saracinesca. Grande basso. Sostituzione per l'Empoli, se ne va Tavano ed entra Taxidis. Bassi. Pubblico di casa capisce che cerca Koulibaly. Qui si può fare la storia e allora continua a incitare la squadra. C'è un frastuono tale da far venire giù lo stadio. Cerca Higuain. Ah no, è Guarente. Occhio alle sovrapposizioni. Occhio alla porta. Verdi. Segna Verdi, doppietto. A un passo dal fischio finale trovano il gol del pareggio. Vediamo se ci sarà. Napoli 2, Empoli 2. Amsic. Sembrava dovesse colpirlo, adesso invece si è saccata appena su. Gülam. Per i tifosi neutrali, 2-2 il risultato. Si avvicina all'area. Gülam. Attenzione! Gülam. Deve tirare. Bassi. Albiol. Ci sono 4 minuti di recupero. Di tacco per Mertens. La regala a Guarente. Giorginio. 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 Prova a andare. Giorginio. Direi l'ennesima. L'ennesima della giornata per loro. La mancata di pochissimo sarebbe stata molto importante per loro. Si andrà così in finisce il secondo tempo, dunque in parità si va ai tempi supplementari. Allora che cambiamo? Ci mancano due. Caion al posto di Silva. E poi? E poi comincia il primo tempo supplementare. Sostituzione per il Napoli. Se ne va Lorenzo Insigne ed entra José María Caion. Fondamentale adesso mettere in campo tutte le energie e comincia le supplementari. Premia la corsa sulla Mario parte. Rui. Senza problemi. Colombo. Comodo del portiere. Mertens. Bravo, la regala a Valdifiori. Non era facile. Cerca Higuain. Higuain la recupera. Contropiede. Contropiede di Higuain.
dalla distanza Higuain. Certamente adesso la pressione comincia a essere interessante. Beh, un ottimo tentativo comunque. Sarebbe stata una rete molto importante per loro. Bassi per Mario Rui. Ci sono metri a disposizione. Sone. Albiol la recupera. Jorginho. Jorginho. Ha spazio per tirare. Jorginho! E trova il vantaggio. Napoli 3, Empoli 2. Napoli 3, Empoli 2. Doppietta di Jorginho. Gol del Napoli. Segna con il numero 8. George Luis. George Luis. Pronti a giocare con il Napoli che adesso deve gestire la situazione. Sta conducendo la gara. Tonelli. Quarto uomo segnala un minuto di recupero. Cioè un minuto di recupero. Jorginho, Mertens, Amsic. Amsic. Deve tirare. Bassi. Cercherà la profondità, chiede ai compagni di salire. Fine primo tempo supplementare. Finito il primo tempo supplementare. Vediamo. Comincia il secondo tempo supplementare. Infortunio per Higuain. Ancora 15 minuti, comincia il secondo tempo supplementare. Occhio al tiro. Se ne va Higuain ed entra Zapata. Sua disperazione qui. Tiro di Zapata. Ma che occasione questa, Pier. Apre di testa. Verdi. Michelizze. Sione. A giudicare dalle smorfie potrebbe essere un problema muscolare, speriamo ovviamente non troppo serio. Infortunio per Kalidou Koulibaly. Albiol. Recupera palla grazie. Recupera Verdi. Palla verso il compagno. Koulibaly cerca Mesto. Magnifica lettura difensiva. Il Napoli deve che la allontana per Zapata. È sempre di un gol. Iller. Colombo. Iller. Lottano per conquistare il pallone. Che passaggio. Amsic forse è fuori gioco. Amsic. Sarebbe stato un gol di importanza fondamentale. Non l'ha sbagliato tutto. Bassi. Guarente la recupera Koulibaly. Verdi. Verdi. Ci sono 2 minuti di recupero. Colombo. KK. L'occasione è stata fallita da solo. Che in realtà sarebbe Albiol. Verdi e finisce qui. E Napoli vince questa partita sofferta 3-2. Una bella vittoria per loro, una bella. Ok, vediamo un attimo. Siamo contro la Sampdoria. Facciamo la formazione quarti di finale. Facciamo la formazione. Allora, in porta che mettiamo? Rafael, Andujar o Contini o Colombo? Rafael. Ok. Come terzino che mettiamo? Mesto, Maggio o Guardiglio? Io. Fra no, la musica no. Scusate, aspettate che non leggo il cosa. Allora, che mettiamo invece in difesa? Mettiamo Koulibaly, Albiol, Enrique o Britos? Ok. In difesa che sempre
L'altro difensore centrale, Uvini, Albiol, Enrique o Britos? Albiol. Terzino sinistro, Zuniga, Strinic, Luperto, Gulam. Fra, fermo però. Ripeto. Fra, fermo! Stavo dicendo, come terzino sinistro, Gulam, Zuniga, Strinic o Luperto? Luperto. Come CDC, Lopez o Gargano? Oh, aspetta, come CDC, Jorginho, Lopez o Gargano? Ok. Altro CDC, Inler, Lopez o Gargano? Gargano. Qua invece a sinistra, chi è che mettiamo? Mertens, Vitale? Vitale o... aspetta, chi è che mettiamo? Mertens, Vitale, Callejon o De Guzman? Ok, invece chi che mettiamo qua? Sempre centrale. Centrale però qua. Amsic, Mertens, Callejon o Gabbiadini o... No, aspetta. Amsic, Mertens, Callejon o Gabbiadini. Scusa se lo ripeto tante volte, però ogni tanto mi confondo. Posto di Insigne, cioè qua invece chi che mettiamo? Insigne, Mertens o Callejon o Gabbiadini. In attacco Higuain, Michu o Zapata? Ok. Invece in panchina chi è che mettiamo? Però questa qua la simuliamo. Se la perdiamo. Va bene, dai, c'hai ragione, la giochiamo. No, non ci siete, vai. Oh. Allora, la divisa nostra in casa, ospiti o terza maglia? In casa. Sampdoria in casa, ospiti o terza maglia? Terza maglia. Ciao, se... lo so, è mio cugino. Vabbè, lascia stare. Scusate ragazzi per questa interruzione. Comunque, ed è qui che si gioca allo stadio San Paolo di Napoli. Si giocano i quarti di finale di, della Coppa Italia tra Napoli e Sampdoria. È tutto pronto per le emozioni della sfida tra Napoli e Sampdoria. Da qui calcio d'inizio, parte il Napoli con Amsic. Supera l'avversario che era entrato in tacco. Attacca il giocatore del Napoli. Amsic. La recupera Romagnoli. Oka Kaciuka. Proserek. E tu. Samuel Eto'o. E tu giocava alla Sampdoria. C'è anche Francesco Cassano. Gargano. Higuain, pressa Massimo Coda. Higuain carica il tiro, parata di Silvestri. Parata di De Silvestri. Non di Silvestri, parata di De Silvestri. Vedi. Calcio d'angolo, batte De Guzman. Azione. Calcio d'angolo, batte di Guzman. Cerca Gabbiadini. Romero. Ah no, quindi non è il portiere di Silvestri. Cioè, non è Silvestri. È Romero, ok. Oka Kaciuka. Un guardiglio. Gabbiadini. Gabbiadini! Che gol di Manolo Gabbiadini! Napoli 1, Sampdoria 0, gol di Manolo Gabbiadini!
Gol del Napoli. Segna col numero 23, Manolo. 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 Ma no, no. Yeah. 1-0 dunque. E tu? Oka Kaciuka, Marchionni. Higuain. Palo, no, traversa. Traversa. La spazza via. Amsic la regala a Regini. Il Napoli conquista la difesa. Eccolo là, De Silvestri, un giocatore, non è un portiere, vabbù. Scusate, mi sono confuso. Giorginio. Giorginio. Occhio al tiro. Giorginio. Gargano. Gargano. Murato da Marchionni, la recupera Romagnoli. Vrosleck. Soriano. Vasco Regini. Vasco Regini, però una Kaciuka. Attenzione, la palla. Azione, parata di Rafael Koulibaly. Higuain. 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 Amsic. Ecco il tiro. Amsic, parata di Romero ancora. Per liberare l'area. Samuele, tu. E tu, attenzione, fallo. Cosa che non va del giocatore del Napoli, punizione contro gli azzurri. L'arbitro non ha avuto dubbi qui. E c'è il giallo, c'è il giallo per Vincenzo Guardiglio. Giovane Primavera. Che ferma giustamente il gioco. Questa è un'entrata nettamente fallosa e scivolata. Lo hanno visto tutti, troppo evidente. Calcio di punizione. Anche l'autore del fallo Massimo Coda, Obiang, Marchionni, Guardiglio. Guardiglio. C'è la batteria per andare. Prova la Guardiglio. Ancora in gioco, pericolo. Oka Kaciuka. E il pallone se ne va via. Oka Kaciuka. Si riprenderà con un palo laterale. Rimessa laterale per la Sampdoria. Soriano. Cerca Oka Kaciuka. Albiol. Guardiglio. Luperto. Spinge questo pallone. Higuain. Obiang. Ci sono 5 minuti di recupero. Oka Kaciuka si prepara. Rafael. Sione. E pareggio alla Sampdoria. Napoli 1, Sampdoria 1. Oka Kaciuka. Quando è che cosa? Ritrovata dunque la parità tra le squadre. Credo che romperà l'equilibrio. Siamo di nuovo in parità, grazie a 1-1. Amsic. Regini. Vrotlek. Guardiglio la recupera, fine primo tempo. Domanda alle squadre negli spogliatoi dopo un primo tempo equilibrato che si chiude sull'1-1. Allora, gol pesante quello che hanno trovato gli occhi. Che cambiamo? La parità a ridosso del 45esimo e adesso al posto di in maniera molto diversa. E questa poi può avere sì ripercussioni sul morale delle due squadre vista dalla ripresa, esaltando no, cambiamo quella che l'ha segnata e deprimente. Guardiglio. Con chi lo mettiamo? Il terzino sinistro. Strinic. Sì. E poi? Comincia il secondo tempo, sostituzioni per il Napoli. Se ne va Guardiglio ed entra Ovini. Comincia la seconda frazione di gara. Se ne va il Viola ed entra Strinic.
Oddio. Coda. Grande difficoltà di ha un'autostrada. Massimo Coda. Massimo. Porta. Questo poteva essere il gol del vantaggio. Rafael. Come si fa a sbagliare una cosa del genere? Uvini. Cross per Strinic che non ci arriva. Fuori. Rimessa per la Sampdoria. Reggini. Marchionni. Vrozlek. E tu. La recupera Koulibaly. La recupera Vrozlek. Vrozlek. Sione, colpo di testa. Ancora buono. Kakaciuca. Parata di Rafael. Corner. Marchionni. Colpo di testa. Cerca. Che parata di Rafael. Ed è stata comunque una buona giocata. Peccato per la conclusione. Rafael. Luperto. Luperto. Baragna verri verso l'area. Luperto. Pericolo, ecco il tiro. Palo. Che trova il palo? Palla ancora buona. No, prima quella è una traversa. O Kakaciuca. O Kakaciuca. Sione in avanti. Strinic. Koulibaly. Higuain. Higuain. Marchionni. Riesce a star su. Salta il difensore. Marchionni. Ecco il tiro. Hanno sprecato. Ha sfiorato la porta. La rete. Rafael. Koulibaly. Strinic. La regalate tu. Samuele tu. Ecco il tiro. Era una bella azione. Potevano. Becca il palo dietro. Uvini. Palla vaga. Vrozlek. Attenzione. Grande entusiasmo per il gol che vale il vantaggio. Napoli 1. Sampdoria 2. Fare il vantaggio. Ha trovato un grande angolo. Straordinario. Da lì. Pavel Vrozlek. Ma è comunque riuscito per fare questo. 2-1 dunque. Si riparte con il Napoli che dovrà recuperare lo vantaggio. Occhio al tiro. Sione Amsic. Parata di Romero. Il Napoli conquista la rimessa con le mani. Sostituzione in arrivo. Sostituzione per la Sampdoria. Se ne va Samuel Eto'o ed entra Luis Muriel. Astazio prova. Amsic. Nella possibilità del pareggio. Romero. Soriano. Soriano. Luperto. Cambiare qualcosa. Luperto. Gargano. Gargano. Romero. Amsic ancora. Amsic. Amsic. Sostituzione per la Sampdoria. Però viene avanti. Sostituzione per la Sampdoria. Se ne va Marchionni dentro. Eder. De Guzman. Uvini. Gabbiadini. Gabbiadini che ha provato la botta. Gargano. Fuori. Sostituzione per la Sampdoria. Se ne va Vrozlek ed entra Correa. De Guzman. Ci sarà il palo laterale a favore. No. C'è ancora qualche speranza, per favore. Dove sei? Strinic. In avanti per De Guzman. Prova ad andare. De Guzman. No. Chiama un passaggio. Koulibaly.
Hamsik carica il tiro. Sarà nuovamente pubblico soddisfatto della prestazione della squadra, lo sottolinea con un incredibile Guzman. Cerca Koulibaly, Romero, Hamsik, ci sono 5 minuti di recupero. Romero, guardi prego. Apre di testa. Ci provano ancora, non questa posso... può essere l'ultima possibilità. Gargano, no! Gargano. Fuori gioco. Romero, Romagnoli. E finisce qui, il Napoli finisce qui il suo cammino nella Coppa Italia, viene battuto 2-1 dalla Sampdoria in questa partita soffertissima. Vediamo un attimo chi è che l'ha vinta. Scusate un attimo che sta simulando, ok. L'ha vinta la Juve 2-1 contro la Roma. E questi sono i giocatori. E il miglior giocatore del torneo va Tevez. Va bene ragazzi, spero che questa live vi sia piaciuta. Lasciate like e iscrivetevi al canale. Io scendo al sesto posto e ci vediamo alla prossima. Ciao!